Ahoy! Ahoy a tutti i pirati scalmanati di Sea of Thieves. In questo walkthrough vi mostreremo come completare al 100% la nuova avventura di Lost Sand. Ma in questa parte vi mostreremo solo la line di Merrick. Se state cercando quella del Reaper, cliccate sul link in alto a destra. Vi ricordo inoltre che molti utenti stanno prendendo seriamente questi obiettivi. Pertanto potrete incontrare discepoli del Servitore della Fiamma pronti a contrastarvi per non farvi completare la quest. In descrizione troverete gli skip degli obiettivi per cercare quello che vi occorre. Prima di cominciare il nostro viaggio, vi mostriamo dal menu avventura quali sono gli obiettivi da completare e soprattutto le ricompense che si compongono in queste magnifiche vele del Salvatore di Golden Sand, la lanterna del Servitore della Fiamma e il titolo di Vincitore di Golden Sand, che potrete equipaggiare dal Forziere delle Vanità e dal Forziere degli Oggetti. Tuttavia, sappiate che completando la fazione di Merrick o del Reaper, contribuirete insieme a tutta la community di Sea of Thieves a salvare o distruggere il Golden Sand. Per vedere i progressi in tempo reale, dirigetevi sul sito ufficiale, cliccate sul vostro profilo, poi avventura, e cliccate su Lost Sand per verificare l'attuale situazione. Vi ricordiamo che se siamo giunti fin qui è perché la rara ha inserito una storia a tempo limitato di 2 settimane per ogni mese. Se non avete giocato a quelle precedenti, potrete ugualmente guardare i nostri walkthrough cliccando sul link in alto a destra. Per prima cosa, dirigiamoci dalla nostra Ralinna in qualsiasi avamposto. La troveremo all'esterno della taverna. Ed attiviamo la missione per aiutare a ricostruire il Golden Sand, col supporto di Merrick. Go wherever the wind carries you. The fate of Golden Sands balances on a knife's edge. Merrick is leading the rebuilding, but he's going to need some help. Head on over and help save Golden Sands. Una volta completata la conversazione con la piratessa, apriamo il menu radiale e osserviamo il prossimo step, ossia quello di dirigerci dall'NPC, poc'anzi menzionato, al Golden Sand. Lo troveremo vicino alla tenda del cacciatore d'oro. Approdati al Golden Sand, esattamente in D10, parcheggiamo la nave vicino al silos d'acqua, perché proprio nelle sue vicinanze troveremo il primo diario, 1 di 4 per la precisione, che ci racconterà alcune vicissitudini di Merrick. Una volta completata la lettura, sbloccherete la prima onorificenza. Adesso dirigiamoci da Merrick nella parte centrale dei negozi. Vi capiterà di vedere gli NPC salvati 2 avventure fa pronti a riparare l'avamposto. Ricordiamoci di completare tutte le conversazioni col pescatore per sbloccare l'onorificenza e poi attivate la missione per comprendere quali saranno i compiti per ricostruire il Golden Sand. Ah, great. More hands. Come and see me when you're ready to help. There's work to be done. It's always great to see a fellow hunter. Yeah. Watch those mermen. Sneaky devils. The folks at Golden Sands are tough. They want to save their home.
but it's gonna take sweat and tears to see it restored. Tina and Sharon went off to fetch supplies, but they never came back. I'm not gonna lie, I'm worried about them. Could you see your way to having a look for them for me? Compito numero 1. Dobbiamo recarci a Cannon Cove in G10 per recuperare delle bottiglie di rum. Che onestamente non so a cosa possano servire per ricostruire l'avamposto, ma ce ne faremo una ragione. In questo fazzoletto di spiaggia troveremo Tina. E di fianco a lei una scialuppa a mar ridotta con una mappa, che vi svelerà la posizione esatta delle bottiglie di rum da scavare. Proprio come nelle missioni del mercante, non dovrete assolutamente danneggiarle. Pertanto, quando le afferrerete, non saltate e posizionatele all'interno della nave in modo tale che eventuali cannonate non le distruggeranno. Sappiate che queste sono missioni molto semplici, a meno che qualcuno non venga a mettervi i bastoni fra le ruote. A Cannon Cove troverete il diario di Merrick. E a pochi passi anche quello del mitico, praticamente dove troverete il molo lungo nella spiaggia principale. Approfittatene per leggerli entrambi, in modo tale da non doverci ritornare appositamente. Compito numero 2. Recuperare a Smuggler's Bay, in F3, la cassa di vele di Sharon. Stessa procedura. Dirigetevi nella posizione indicata dal video e recuperate la mappa del tesoro dalla solita scialuppa mar ridotta. Adesso non vi toccherà che andare a scavare le stoffe. Ma attenzione all'acqua e alla pioggia, perché proprio come nelle missioni del mercante, esse potrebbero rovinarsi. Su Smuggler's Bay troverete anche il terzo diario, posizionato vicino a questo accrocchio di legno. Portate in nave le stoffe e posizionatele in modo tale che non tocchino l'acqua, soprattutto in caso di buchi in nave. Parte alta della nave così da non sbagliarvi. Recuperate entrambe le casse e torniamo al Golden Sand per far contento il nostro Merrick. Consegniamole entrambe con la solita politica dell'attenzione. Che consegnarle distrutte ci annullerà l'onorificenza di riferimento. Abbiamo quindi completato la missione di Merrick. Well now, would you look at that? Everything we need to continue our repairs. I'm grateful for what you've done, truly I am. But we're far from done here. The Phantoms won't let this place be, and the Reapers neither. We're gonna need people keeping a weather eye out for us. Keep bringing us resources and destroy any of them soul flame rowboats you come across. Together, we can see Golden Sands back to its former glory. Ci mancano ancora due onorificenze. La prima, quella dei diari, ci impegnerà in un viaggio marittimo fino a Seven Spoils,
praticamente, il posto marittimo di Merrick. Leggiamo l'ultimo diario per completare l'onorificenza. Durante il nostro viaggio, controlliamo sempre in mare e soprattutto nelle vicinanze del Golden Sand, perché potremmo trovare scialuppe di mietitori che probabilmente non sapevano come farle esplodere su Golden Sand. Facciamole esplodere lontano dall'isola per sabotarle e recuperiamo l'ultima onorificenza per il 100%. Vi ringraziamo per averci seguiti e se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella. A presto pirati scalmanati e se vi va unitevi alla nostra ciurma su Facebook e Discord. Troverete il link di accesso in descrizione al video.